Salve a tutti. Con l'aggiornamento delle norme tecniche si è avuta una grande rivoluzione nella classificazione degli interventi sulle strutture esistenti. Infatti, il normatore ha voluto migliorare la classificazione andando a dare risalto all'ordine con il quale gli interventi vengono indicati e al primo posto troviamo gli interventi locali. Questo sarà l'unico accenno alla normativa che farò, in quanto nel nostro intervento proveremo ad illustrare alcuni casi pratici, progettati e realizzati, sviluppandoli tramite uno strumento molto potente, che è l'ambiente non lineare di Nolia All-in-One Earthquake Engineering. Questo perché, pur nella loro semplicità, gli interventi locali risultano essere interventi molto delicati. Ciò implica che, vista la loro delicatezza, sia necessario studiarli a fondo con strumenti di alto livello. Sarà un interessante excursus nelle analisi non lineari di murature, di acciaio e di cemento armato. Vi aspetto numerosi.